Eccoci di nuovo nel cuore della schiarea di San Martino di Castrozza, Passorolle. Siamo pronti per la seconda tappa del nostro viaggio tra le migliori piste del comprensorio. L'ospite di questo episodio è Mario Paoletti, allenatore federale di sci alpino. Fare l'allenatore parte da una scelta anche di vita e legata alla passione per questo sport. Lo scopo è di portare i miei ragazzi, i ragazzini a sviluppare delle capacità tecniche di un certo livello e pensare che poi possano quantomeno diventare degli ottimi maestri di sci e più in là ad avere anche dei campioni. I nostri ragazzi crescono con delle regole date proprio da questa disciplina. Il sacrificio, la fatica porta a essere i ragazzi degli uomini migliori con una certa idea di cosa vuol dire far fatica e impegnarsi nelle cose che stiamo facendo. È molto importante fargli capire esattamente quello che stanno facendo. Si tratta di percezione sullo sci, cosa vuol dire fare uno slalom gigante, uno slalom speciale, la percezione del proprio corpo, nel tempo, nello spazio. Insieme alla pista Cigolera, servita dalla nuova seggiovia inaugurata poco tempo fa. È una pista di media difficoltà, la prima parte un po' più facile e l'ultima parte, dalla metà in giù, una pista rossa e dove noi ci serviamo anche per gli allenamenti per i ragazzi del nostro sci club. Un chilometro circa di lunghezza per 280 metri di dislivello. È una pista ideale per fare allenamenti perché direi soprattutto per lo slalom, perché ha una buona pendenza, sicura nel senso che c'è spazio ai lati e comunque si riesce a fare parecchie manche, parecchie prove. Siamo sul punto esatto della partenza della pista Cigolera. Ci spostiamo a valle e andiamo a vedere la pista di allenamento. Qui siamo sul punto più ripido della pista, 30 gradi di pendenza circa. Pista molto bella per gli sciatori e molto sicura perché possiamo sviluppare anche una buona velocità e delle curve anche sul raggio ampio, medio ampio. Questo tratto aumenta la pendenza, quindi andremo a sviluppare una curva un po' più chiusa, una curva più breve, cercando di mantenere la velocità, perché comunque la pendenza ci porterebbe a magari a qualche arretramento, a qualche perdita di controllo, anche rotazionale. Tratto finale della pista, la pendenza rimane costante, e fare attenzione perché arriviamo a un incrocio con un'altra pista. Le temperature basse e la scarsa visibilità non possono e soprattutto non devono fermare un campione di sci. Scopriamo quindi come ci si comporta in queste condizioni, in particolare durante un allenamento. Pronti a partire? Oggi scarsa visibilità, un po' di nebbia, quindi stiamo su lo slalom, perché comunque abbiamo la visibilità tra un palo e l'altro, la velocità è un po' ridotta rispetto a discipline come slalom gigante. In gara possono essere condizioni così, anche peggiori, l'adattamento per questo sport è necessario. Facciamo un slalom speciale, cosiddetto. Palo alto, palo da 27, categoria ragazzi allievi. Qui all'inizio diamo un po' di ritmo, quindi un destra-sinistra, destra-sinistra, sempre blu-rosso, blu-rosso. Da palo a palo, quindi il cambio di direzione, che siamo circa sui 9-10 metri, cambio di direzione, cioè la distanza tra un palo e l'altro.
Ciao Fabio. Ciao carissimo. Abbiamo appena finito di fare allenamento con i ragazzi, consumato un sacco di energie. Cosa mi fai di buono oggi? Ma guarda, oggi, visto la giornata, ti preparo una bella insalatina con il filetto di cervo, poi ti metto un po' di pinoli, noci e te la condisco con l'aceto balsamico ai lamponi. La spadelliamo con dell'olio d'oliva molto buono, una pancetta affumicata, aggiungiamo la carne liscia com'è. Adesso ci mettiamo l'insalatina, ci mettiamo la carne. Ecco il piatto pronto, buon appetito. Grazie. E buona giornata. Grazie mille Fabio. Discover San Martino torna con nuove piste e nuove storie dal 17 febbraio.